Di pneumologi dell'ecografia del torace, però giustamente quando noi guardiamo anche, scusate, ma quando siamo di nuovo che non va, vabbè, allora uso, scusate, vediamo se riusciamo a usare. Se no facciamo senza. Allora, quando parliamo del torace, parlando anche della radiografia che l'abbiamo vista così tante oggi, c'è sempre qualcosa nel mezzo che ci disturba, no? Come pneumologi, il cuore. Allora, per avere una anatomia completa del cuore è più difficile rispetto al polmone quando parliamo di ecografia, perché abbiamo un organo che è sempre in movimento, per cui dobbiamo vedere tutte le strutture cardiache durante il ciclo cardiaco, durante tutte le fasi del ciclo cardiaco. Questa è una diapositiva solo per far capire quanto è importante il cuore quando parliamo del polmone, è un'unità unica, ok? Ci sono due elementi che se abbiamo disfunzione di un elemento ci sarà una conseguenza anche su quell'altro e viceversa, e la prognosi del nostro paziente sarà sempre peggiore. C'è anche il paziente con una cardiomiopatia dilatativa, per esempio, con un cuore, con un ventricolo sinistro dilatato, quando arriva un'ipertensione polmonare sappiamo che la prognosi è peggiore. Una BPCO, quando c'è un cuore polmonare cronico, sappiamo che questo andrà peggio, per cui è molto importante avere qualche nozione e sapere magari non tanto farlo noi se non ci piace, se non vogliamo, ma quello che noi chiediamo al nostro ecografista, cardiologo, cosa abbiamo bisogno. Come vedete, l'ecografia cardiaca è molto molto complessa e non è quello che noi ci aspettiamo di fare o quello che noi abbiamo bisogno per trattare meglio il nostro paziente. Abbiamo bisogno di un'ecoscopia, così. E questo è andato avanti da solo. Scusate, ma è andato alle... Come posso andare indietro? Scusate. Sì, ma è andato proprio da solo, senza... Ha saputo che deve andare veloce, per cui ha detto io ce ne vado, faccio così perché sennò... Allora, usiamo la stessa macchina che avete voi, però la sonda è quella cardiaca, quella che si diceva. Come diceva Riccardo, usiamo quello che abbiamo. Io quando faccio l'eco polmonare lo faccio con la sonda cardiaca, non mi metto a cambiare le sonde. Anche voi, come si diceva, guardate, ma soprattutto da sottocostale con la convex, per forza vedete il cuore, anche se guardate la vena cava inferiore, girate verso il cuore e lo vedete. Qua, per farvi capire tutte le finestre per vedere un cuore, pensate come se fosse una macchina in movimento che la deve vedere da tanti angoli per capire che tipo di macchina è. Non andiamo qua, volevo fare un po' di più per capire che per fare un'ecografia bene devi avere una metodologia, ma quello dovete averla anche per l'ecotorace. Vi hanno detto come fare le scansioni per non perdere niente, anche in ecocardio. Se tu lo fai perché vuoi vedere solo la funzione, mi metto lì in apicale, cioè va bene in urgenza se il paziente sta morendo, però se lo devi fare un po' meglio essere metodico, iniziare con una parasternale a sé lungo, puoi girare in senso orario per avere una parasternale a sé corto, dove vediamo le fettine del ventricolo sinistro come un salamino piccante, come quella della scintigrafia miocardica, se l'avete vista, e grandi vasi dove vediamo l'aorta e la polmonare,
e andiamo alla famosa quattro camere, perché quella tutti più o meno una volta almeno nella vita l'abbiamo fatta. Si chiama quattro camere apicali perché vediamo tutte le quattro camere principali, due ventricoli e gli atri. Ricordatevi che l'ecografia, guardandolo da sotto, vediamo il cuore ribaltato, ok? I ventricoli riconosciamo sempre perché sono i muscoli, cioè la parte con le pareti, molto ispessite e che si contraggono e si rilassano. Due camere, continuiamo a girare la sonda in senso antiorario, due camere dove vediamo le sezioni di sinistra, andando avanti apriamo la aorta e abbiamo una tre camere, o in cinque camere abbiamo una quattro camere con l'aorta aperta. Mi soffermo un attimino su questa, che sarà quella che magari voi riuscite a fare con la sonda convex che avrete nel vostro, che giustamente la usiamo per vedere il diaframma, per vedere il versamento pleurico, però la sottocostale, se noi non giriamo verso il cuore, dipende da quello che noi vogliamo vedere, se vogliamo vedere il cuore, giriamo verso il cuore, se vogliamo vedere il fegato, la vena cava inferiore, giriamo dall'altro lato, ok? E questa immagine assomiglia tanto al diaframma, che a me piace sempre dirlo, che è la vena cava inferiore, ok? È molto importante e lo chiedete sempre, ma questo paziente sarà pieno, sarà vuoto? Per cui la vena cava inferiore, che è un vaso molto compliante, reagisce all'aumento delle pressioni nel braccio destro, nelle sezioni destre, con dilatazione del suo diametro. Per cui noi possiamo misurarla e vedere come colabisce, come si modifica il diametro considerando gli atti respiratori. In teoria dovrebbe essere più di 50% la riduzione del diametro della vena cava inferiore. Se più di 50 è patologico. Qua abbiamo, perché la usiamo? Per stimare una pressione in atto destro. Ricordatevi, quando chiedete al cardiologo ecografista di darvi la PAPS, non sarà mai una PAPS misurata, è una PAPS stimata. E lì, anche lì dobbiamo sapere, se avete un'insufficienza tricuspidalica massiva e il vostro ecografista vi dice il PAPS è 35, non ci credete, perché lì non c'è, perché con la cosa fai? Tu misuri l'insufficienza tricuspidalica, la velocità e il gradiente tra il ventricolo e l'atrio. Se lì c'è una camera unica, non la puoi stimare. Per cui lo puoi dire segni di ipertensione polmonare, ma non ci credete quando vedete il numerino, perché quella è una cosa falsa. Soprasternale solo per farvi vedere che esiste. Quello che vi interessa è la frazione di eziole, no? Che si usa benissimo per avere una prognosi, per capire come va il nostro cuore, che lo possiamo misurare considerando il volume telediastolico, cioè il volume più grande e il volume più piccolo. Un 52 per i maschi, 54 per le femmine come FE, per cui se voi avete sopra 50 potete dire che è una frazione di eziole conservata. Sul ventricolo destro, secondo me è più importante per voi soffermarci. Allora, il diametro possiamo misurarlo, capire se il ventricolo destro è dilatato o no. Un diametro basale con quattro camere a sé, in quattro camere, più di 41 è considerato dilatato. Poi c'è il famoso TAPS, che lo vediamo sempre scritto, che non è altro che il movimento longitudinale, l'escursione longitudinale dell'anulo tricuspidalico, che ci dà una stima della funzione del ventricolo destro. Giustamente più è ampia questa escursione, meglio è la funzione del ventricolo destro. Ok, fino ad agosto, adesso si usava 17, meno di 17 come TAPS anomale, adesso è meno di 18, però comunque uno 17 lo può pensare perché è un numero fatidico e così secondo me uno se lo ricorda, è un numerino strano. E qua ho riportato le ultime linee guida, che ho visto che quest'anno c'è l'ESC, che è la Società Europea di Cardiologia, insieme alla Società Europea di Pneumologia, per cui ci sono due società importanti che sono riunite e sono arrivate a questi. Le ho riportate perché è uno schemino carino che ci fa vedere quali sono i parametri ecocardiografici per un'ipertensione polmonare importante.
diciamo, più carino, uno molto carino che lo potete vedere anche voi, è il diametro del ventricolo destro rispetto al sinistro. Voi sapete, il ventricolo destro deve essere al massimo 2/3 del sinistro, il sinistro è più grosso, anche lavora con le pressioni molto più alte. Quando il ventricolo destro diventa quanto il sinistro o addirittura è più grande, è un ventricolo destro dilatato. Quindi non è che devi stare lì a vedere 41 mm, 42, no, è più grande e dilatato. Ok, questo è un ottimo modo di capire se è dilatato. Un altro segno di ipertensione polmonare è questo cosiddetto D shape, che l'avete magari scritto. Allora, nelle condizioni normali, qua il setto interventricolare è curvo, ok? È curvo, okay? Noi vediamo il ventricolo sinistro tondo. Nel momento in cui tu hai un sovraccarico di volume o di pressione alla destra, questo diventa rettilineo. Per cui invece di avere una O, tu avrai una D, perché questa parte ti rimane curva e invece questa ti rimane. Per cui se vedete D-shape del ventricolo sinistro, è questo, non è altro. Poi ci sono tanti indici, però questi erano i più importanti, e poi di nuovo la vena cava inferiore. Allora speriamo di avere 1 o 2 minuti per vedere qualche caso, perché mi sembrano un po' più carini. Allora, qua come vi sembra questo ventricolo? Ventricolo sinistro, ventricolo sinistro, ventricolo destro? Come contrae? Bene, esatto, qua il ventricolo destro anche lo vediamo, il diametro del destro rispetto al sinistro è molto più piccolo, per cui un destro normale e un sinistro per ora normale. La stessa cosa vediamo qua, che è una valvola ottica che apre molto bene il segno di Mercedes, ve lo ricordate? Se non apre significa che è stenotico, questa apre bene e qua il ventricolo sinistro è lo stesso che abbiamo visto, però non partono tutti. Questa è la 4 camere, che questa secondo me si riesce, come si diceva anche con la convex, a fare sia apicale però anche sottocostale. Ricordatevi che quella che voi vedete in sottocostale è una 4 camere un po' alla Pisana, ok? Perché è tutta storta, però è la 4 camere. Vedi di meno la punta, però per quello che tu hai bisogno per capire com'è. Allora, ventricolo destro, ventricolo sinistro, vediamo già che il diametro è di meno, per cui un ventricolo normale. Questo è un esame normale, ok? L'abbiamo messo per vedere qualche... Qua è il Doppler, giustamente, per vedere se ci sono dei rigurgiti, una lieve insufficienza mitralica. Ricordatevi, il colore nel Doppler, ok? Rosso non è come quando eravamo all'asilo, che erano le arterie. Ok, il rosso, quello che viene verso la sonda perché è caldo, amore, rosso. Blu perché va via, freddo, ok, questo vi ricordate sempre. Arco aortico, e qua è la nostra sottocostale, dove vediamo bene anche un po' di versamento pericardico, però parafisiologico, e la nostra vena cava inferiore che deve sbucare in alto destro, così la riconosciamo. Il caso 2, come vi sembra questo al primo occhio, come vi sembra questo ventricolo? Già questo. È brutto di suo perché è un po' ipertrofico, cicciottelo, bravissima. Vediamo che cicciottelo, diciamo che più o meno come funzionalità sistolica è conservata. Non è bello, però è conservata, ok? La stessa cosa vediamo anche qua. Cosa vediamo qua? Qua è un po' di versamento pleurico. Io già capisco che qua c'ha un po' di versamento pleurico. C'è un'ipertrofia concentrica, qua ha un po' iperecogeno il setto interventricolare, è una paziente con uno scompenso, un'insufficienza mitralica ma niente di particolare, e facendo l'eco torace dietro ho trovato questo, un versamento pleurico bilaterale importante. Questa era una amiloidosi cardiaca, ormai poverina adesso è già morta. Cioè, però è un caso che ci ha aiutato la diagnosi di versamento pleurico bilaterale, perché fa parte, diciamo, se hai un po' di versamento pericardico, versamento pleurico, ipertrofia, se setto interatriale spessito, già la diagnosi di presunta di amiloidosi. Qua vedete qualcosa di strano? L'apice che non chiude, bravissimo. Già questo ti rendi conto che è un ischemico che ha l'apice che non chiude. Ok, questo era solo per farvi capire che, vedi, anche se non cardiologo non fai l'eco, comunque hai capito che c'è una zona che non chiude così.
Qua è un caso un po' più particolare, vediamo qua le valvole cardiache, la valvola mitralica molto calcifica, ok, iperecogena, per cui questo è un calcio, anche qua vediamo il ventricolo sinistro ancora funziona bene, qua abbiamo un'insufficienza mitralica molto eccentrica, era moderata, qua non si può dire così, però è moderata, e qua abbiamo una valvola aortica, vi ricordate quell'altra, il Mercedes, come si apriva bene, e qua si apre veramente poco, è una valvola e una stenosi aortica severa, per cui questo è un paziente con scompenso dovuto a una stenosi aortica severa, anche la mitrale che non era perfetta. Ok, qua come va la funzione di questo ventricolo? Va bene questo ventricolo? È un ventricolo dilatato, benissimo. Non ci interessa chi ha 25, 35, 32, 37, non ci cambia assolutamente niente. Il vostro paziente, capite se la dispnea che lui ha anche una componente cardiogena, può essere che non, che sia solo cardiogeno, però la maggioranza dei pazienti nostri sono misti, però diciamo quando vedi questa cosa qua già pensi che una gran parte della nostra dispnea è cardiogena. E questo è l'ultimo caso che non sono bellissime le immagini, perché ricordatevi che il paziente pneumologico purtroppo è quello che a noi non piace per niente, perché non si vede bene. Perché per cui tutti i referti, cattiva finestra acustica sottimale, è vero, è anche un modo di dire quello che ho visto, però è vero, le immagini non sono quelle belle. Come vi sembra questo ventricolo destro qua? Che è lo stesso di qua? Questo rispetto a questo? È dilatato, ok, è dilatato. E se guardiamo bene, anche qua c'è un accenno alla D-shape. Per cui ci abbiamo, questa è una ragazza di 20 anni con embolia polmonare, che poi per fortuna si è ripreso. Niente, io con questa vi ringrazio e come quando è andato in palestra chiedeva con quale macchinario sei più pratico, ha detto che con questo, ok? Io spero che tutti voi almeno prendete la sonda cardiologica solo per, anche per vedere un attimo per divertimento, e spero che anche il cardiologi prendano la sonda convex e lineare a fare le cotracce, perché dobbiamo per forza darci una mano. Va bene. Grazie alla dottoressa. Bravo, posso solo un appunto. Sì. Uno, il proverbio qui dice beati gli ultimi, se i primi, insomma, mi hai fatto l'esperienza della dottoressa. No, è stata brava. Sì, no, appunto, ma sicuramente è anche nell'esposizione. Era un treno. Allora, dalla regia mi dicono che c'è ancora qualche minuto per il dottor Chiumello, che ci parlerà del reclutamento alveolare nella RDS, ventilazione invasiva e novità diaframmatica. Può l'ecografia toracica essere una guida? C'è il dottor Chiumello? No. No. Finito. Come? Non ho detto che c'era. Perché se no andiamo direttamente a fare le controllate, andiamo direttamente alle prove pratiche. Sì, a volte sì, tutto dipende come si diceva dal sesso della macchina, lo so, però devi conoscere il cuore, lo capisci, se gli prendo un attimo, però guarda, che quelli veramente corpuscolati, sì, sembrano un po' più, però quelli veramente corpuscolati, capisci, io uso solo la sola, anche per me. Sì, io comunque dico sempre che ma l'unica cosa che ho fatto è per quello che dicono, anche nelle mie linee faccio sempre quella cardiologica. Perché se avete notato alcune delle immagini che ha fatto vedere anche Gino, erano secco, per cui cioè io sì, sono più.
è vero, ma dipende devo trovare il gel. Allora, ovviamente poi, non so quanti sono, 15.